Ella, Maria, dà liberamente il proprio assenso con l'obbedienza della fede, abbracciando con tutta l'anima la volontà divina di salvezza, certa che nulla è impossibile a Dio. Io sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Luca capitolo 1. Maria si è offerta totalmente alla persona e all'opera del figlio suo, mettendosi al servizio del mistero della redenzione, sotto di lui e con lui, con la grazia di Dio onnipotente. Ha dato il suo assenso, come dice stupendamente San Tommaso d'Aquino, loco totius umane nature, e cioè in nome di tutta l'umanità. La Vergine Maria ha accolto nell'obbedienza il Figlio di Dio fatto uomo, Dio con noi, anzi Dio che si fa uno di noi. E l'ha accolto con la sua fede, nel suo grembo materno, con la cura premurosa dedicata a questo suo figlio, con l'accompagnamento solidale e vibrante di amore durante tutta la sua vita, ma soprattutto con l'obbedienza alla volontà di Dio. Abbiamo quel fatto famoso, narrato dal Vangelo di Marco, al capitolo 3, in cui Gesù risponde ad alcuni che gli dicevano: guarda che fuori c'è tua madre, i tuoi fratelli che desiderano incontrarti. Gesù risponde: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? E girando lo sguardo su quelli che gli stavano seduti attorno, disse: ecco mia madre, ecco i miei fratelli. Chi fa la volontà del Padre mio è mia madre, i miei fratelli. Questa affermazione di Gesù sembrerebbe quasi un'offesa nei confronti di Maria sua madre. In realtà invece è il riconoscimento più bello, più alto, più profondo che fa nei confronti della madre. È l'esaltazione della vera grandezza della Madonna, colei che serva del Signore. Ha cercato in tutto e per tutto di essere obbediente alla volontà di Dio. Abbiamo dunque l'obbedienza di Maria che si contrappone alla disobbedienza di Eva. Sant'Ireneo di Lione mette bene in risalto questa contrapposizione, dicendo: il nodo della disobbedienza di Eva ha avuto la sua soluzione con l'obbedienza di Maria. Ciò che la Vergine Eva aveva legato con la sua incredulità, la Vergine Maria ha sciolto con la sua fede. E proprio grazie alla sua obbedienza, Maria
è diventata la nuova Eva, la madre dei viventi. La Lumen Gentium, al numero 56 del Concilio Vaticano II, ci dice: non pochi antichi padri chiamano Maria la madre dei viventi e affermano spesso la morte per mezzo di Eva, la vita per mezzo di Maria.